Il politicamente corretto ci ucciderà, cari amici. Ci distruggerà. Vi faccio un piccolo esempio, l'ennesimo esempio. Ogni giorno vi voglio fare un esempio di politicamente corretto, un esempio di nefandezze e di follie in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Secondo voi l'emergenza per il comune di Bologna sono le occupazioni abusive, sono le manifestazioni, sono lo spaccio di droga? Certamente lo sarà. L'emergenza sicurezza, la situazione del traffico in città, certo, anche quello. Ma il comune di Bologna, guida del Partito Democratico, ha realizzato un manuale che si chiama Le parole che fanno la differenza. Scrivere e comunicare rispettando le differenze di genere. Si sono impegnati sprecando denaro, risorse, carta, no, probabilmente, a fare un manuale per dire quello che si può dire e quello che non si può dire. Quello che non si può dire. Stop all'utilizzo della parola uomo. Uomini utilizzato in senso universale. Bisogna preferire esseri umani, popolazione, donne e uomini alternato con uomini e donne, per non anteporre sempre il maschile al femminile, declinare la carica al femminile quando è possibile, sindaca, assessora, presidente, eccetera, eccetera, e ovviamente asterisco e schwa. Stupro della lingua italiana, io lo chiamo stupro della lingua italiana, follia assoluta e anche spreco di denaro pubblico, altro che sgarbi, altro che sgarbi. A proposito, vi confesso una cosa, lo abbiamo sentito nel pomeriggio, ve lo potrà confermare anche il qui presente David Parenzo. Non si dimette, anzi passa al contrattacco. Dunque vi segnalo questa cosa, cari amici che siete all'ascolto. Vittorione, no sti cazzi, regia del cazzo. No sti cazzi, regia del cazzo, che manovra contro di me, che trama contro di me. No sti cazzi, non si dimette lo sgarbone. Non si dimette, avanti tutta. Anche qui controcorrente, perché ovviamente tutta l'Italia è indignata per lo spreco di risorse pubbliche. Ma se quello fa sgarbi da 40 anni, non rompete il cazzo. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Eccoci qua. Non mi pare che la questione del comune di Bologna sia una questione così fondamentale. Non è fondamentale. Carità, senti quello che è successo in aula. Sessuale, senti, sarebbe interessante. Ma chi la fa l'educazione sessuale? Ma chi la farebbe l'educazione sessuale? Con dei medici, ad esempio. Con dei medici, dei sessuologi. E chi li sceglie i medici? Chi li sceglie dei i medici? Sessuologi. Ma che sono dei robot? I medici che spiegano le cose, mi sembrerebbe importante. Per carità. Vittorio, che c'è? Mi sta chiamando Vittorio. Vittorio, dimmi. Volevo dirti, se posso parlarvi? Sì, dimmi. Sei stato perfetto, perché quando ero presidente della Commissione Cultura al Parlamento nel 1994-95, sempre incompatibile, nella mia commissione arrivarono Rosi Bindi e Rosalusso Iervolino e posero la questione. Dice, sappiamo che lei è un uomo molto aperto, quindi anche se non siamo di questa commissione, lei però si occupa della scuola, vorremmo chiedere di mettere l'educazione sessuale come materia obbligatoria nelle scuole. Sì. Io che la penso come te, che il sesso deve essere trasgressione, libertà, si fa al cesso, non in aula, ho detto, certo, mi avete convinto, facciamo così, andate, fate le prove pratiche e poi tornate. Scusa, mi confermi, Vittorio, che tu non ti dimetti, no? Giusto, non ti dimetti? No, ti riconfermo anche che vado a Piazza Pulita. Ah, vai o non vai? Vai, bravissimo. A Piazza Pulita. Coglioni. Voglio spenderli completamente. Ti bravissimo. Mando la lettera, no, bravissimo, della povera pittrice. Ottimo. Che soffre perché l'hanno sputtanata questi delinquenti. Io le ho fatto una presentazione, ha detto che loro come è andata la biennale. Non si può tollerare, li schiaccerò come dei vermi, dovranno sparire. L'infetto quotidiano dovrà essere preso e messo al cesso per pulirsi il culo. Vittorio, scusami un attimo. Dunque, tu, secondo te non c'è nessuna incompatibilità, me lo riconfermi? Alcuna incompatibilità tra tutte le cose che hai fatto? Nessuna. Questa ragazza, che è una ragazza che ha 58 anni, mi ha chiesto di scrivere l'introduzione, ha pagato 4.500 euro per l'introduzione e l'ha fatto per andare in una galleria privata. Non riesco a capire dove sia l'incompatibilità. Hanno rotto i coglioni, sono dei delinquenti, delle facce balorde, schifosi. Ma no, ma scusa, le fanno le inchieste, ma è... Non dico che cosa, perché poi mi ha già querelato. Scusami un attimo, però San Giuliano dice che è indignato. È indignato San Giuliano. Sarà indignato perché non ha letto bene le carte. Scusami, ti è indignato perché dice che tu quelle cose non le potevi fare, il signor San Giuliano? No, ha detto, tu vuoi fare il doppio gioco. Ti sto dicendo che gli hanno strappato delle dichiarazioni che lui ha fatto come gli pare. Poi ha mandato
tutto all'AGCOM, perché tocca loro stabilire cosa sono le incompatibilità. E la lettera dell'AGCOM io ce l'ho già, dove mi dicono che posso fare e scrivere d'arte come voglio. Sì. E scrivere d'arte vuol dire scrivere sui giornali a Panorama, che mi paga una cifra X, sì, ma anche una presentazione. Sì, ma poi tu fai Sgarbi da 40 anni, fai le stesse cose, che tu sia sottosegretario o che tu sia Vittorio Sgarbi, deputato o non deputato, fai le stesse cose, non è che approfitti di quel ruolo per avere delle consulenze. Questa è la premessa, io sono sottosegretario in quanto sono Sgarbi, non Sgarbi in quanto sono sottosegretario. Quindi, ma la Meloni è incazzata, secondo te, la Meloni? Perché dice che la Meloni è un po' incazzata. Perché se l'attacco viene dal Fatto Quotidiano, lei penserà che sono carezze. Perché sì, una cosa che viene da loro perde credito in quanto viene. Però da scusa, loro. San Giuliano parla col Fatto e dice che ti sta, che sostanzialmente gli stai sui coglioni. È un'intervista come di fuori della logica, cioè con delle battute sembrano, ma non si capisce, dice delle cose che non hanno alcuna logica dal punto di vista dei nostri rapporti, perché il giorno prima mi ha mandato a rappresentare il governo alla Garisenda, chiamandomi affettuosamente col testimone che ha alle mie spalle: caro Vittorio, come va? Vai tu puoi farlo benissimo. E no, e dopo, il giorno dopo, evidentemente lui dice che non sapeva, che non era a conoscenza di tutte queste tue attività. Esattamente. Non era a conoscenza, ma il problema è, però è venuto allo spettacolo di Caravaggio Pasolini che ho fatto a teatro, con il teatro pieno e il pubblico pagante. Ora è inimmaginabile che uno faccia uno spettacolo gratis. Scusa, 300.000 euro che dice il Fatto in questi mesi, cosa legittima? Tu rivendichi tutto, cioè rivendichi di aver fatto tutto legittimamente? Tutto, perché ho visto cosa sono cose tipo Miss Italia, sono la presentazione di questa ragazza, la mostra di Azzinari a San Demetrio Corone, sono delle mostre di artisti contemporanei, sono conferenze per domani, per esempio vado dopodomani a farne una per il Rotary a Servigliano. Quindi faccio. Ma poi scusa, un deputato di Fratelli d'Italia ha detto che tu non farai Miss Italia, devi fare il presidente della giuria, tra l'altro con me. Ma invece che è successo? No, non lo so, però dico, se questo è, vuol dire che non sono incompatibile con il Ministero, sono incompatibile con Miss Italia, va benissimo. Va, roba da matti. Avanti tutta, ciao, grazie Vittorio, a presto, ciao. Ciao, avanti niente tutta. Niente educazione sessuale, niente ciao. Educazione sessuale. Ciao. Un semplice portone. Compensi ricevuti indebitamente, 715.000 euro di debito col fisco. Vediamo se riesce a togliere la lingua dal buco del culo di Sgarbi adesso. Vediamo se lo difendi ancora, merdaccia. Scommetto che se questa cosa delle consulenze l'avesse fatta la Schlein avesse avuto un giudizio differente, brutta merdaccia. Tu e quell'altro genio incompreso di Cerno. Sgarbi è tutto, Sgarbi è la materia e l'antimateria, è l'alto e il basso, è il bene e il male. Non si può chiedere a stare Sgarbi di distinguere. Ma andate a fare in culo, siete delle merdacce. Che cazzo dite? Non si può chiedere a Sgarbi di distinguere cosa? Deve distinguere e deve comportarsi esattamente come farebbe un qualsiasi rappresentante delle istituzioni. Sgarbi e Sgarbi sti grandissimi cazzi. Bravo! Tutto in diretta avete sentito, caro Davide, tutto in diretta, sì, con a lo me sgarbone. È dispiaciuto, perché in realtà uno può star simpatico o meno nel Fatto Quotidiano, ma fanno delle inchieste. Vabbè, questo è il suo attacco al Fatto Quotidiano, mica l'ho fatto io l'attacco, l'ha fatto lui. Bastava però dire anche questo: se tu sei un uomo di governo, non è mai simpatico attaccare dei giornali, degli organi di stampa. Vabbè, se adesso stai non fare il signorino. Sì, io faccio il signorino e faccio notare questo. Sul resto, poi lui renderà conto all'AGCOM anzitutto, eventualmente alla magistratura qualora vi fosse l'interesse della magistratura, e soprattutto a Giorgia Meloni. Il dato di fatto è che il ministro San Giuliano però ha lasciato il TG2, dove magari veniva pagato pure di più, e si dedica solo. Ma quello è San Giuliano, quello è Sgarbi, non è San Giuliano. È 40 anni che fa le stesse cose. Ma non San Giuliano siamo tutti non d'accordo, è Sgarbi, ma il ministro, signor, no, con tutto stato, rispetto, non è Sgarbi. Ha fatto una grandissima carriera alla Rai, è stato direttore del TG2, ha lasciato quell'incarico e si dedica solo al ministero, perché in questa fase della vita ha deciso di dedicarsi alla politica. In quota politica, diciamo. Anche Vittorio, ma come tecnico, quindi non è lì, l'hanno chiamato lì a fare questo ruolo. Per carità, Sgarbi non gliel'ha ordinato il dottore di fare anche il sottosegretario alla cultura. Vabbè. Quindi se qualcuno accetta quell'incarico, comunque, è chiaro che magari si dedicasse. A me stupisce il fatto che ci siano delle persone come per esempio il signor Gad Lerner. Così. Ti assicuro che è facile. Marco
Marco da Salerno, vai Marco, vai, dimmi. Siete incommentabili, sia tu che Cerno, siete proprio vergognosi. Cioè, praticamente tutto quello che avete detto si può sintetizzare in questo modo. Cioè, se vendete il mostro di Firenze a fare consulenze su che coppiette, è normale che quello poi ci fa lo spettacolo con qualcuna. È normale, di cosa ci stupiamo? Il mostro è il mostro. E quale sarebbe Sgarbi come il mostro di Firenze, dunque? Sgarbi deve comportarsi in maniera istituzionale. E chi lo dice che non si è comportato in questo modo? Chi lo dice? Ancora non c'è né una sentenza né l'antitrust ha deciso cosa è compatibile o meno. L'elogio, certo. Sì. Chi ha pendenze con il fisco? No, molti italiani hanno pendenze con il fisco. Non è detto che siano evasori. Non è detto che siano evasori. Non è detto che siano evasori. Non è detto. Bernardo da Firenze. Bernardo da Firenze. Sentiamo. Ciao, guarda Giuseppe, che anche Sgarbi ha fatto l'elogio di non pagare le tasse. Sì, cioè, che ha detto, vuol pagare, dire? Non pagare le tasse è come difendersi da una volta l'ha detto, non c'è dubbio. Sì, certo. Sì, è 30 anni è lì e rappresenta tutto stato di merda. Ha rotto i coglioni, è anche pregiudicato. Basta, pregiudicato di che cosa? Pregiudicato. È pregiudicato, è già stato condannato per truffa. E allora, se è stato condannato, che vuol dire? E allora che vuol dire? Basta, non se ne può più di questi personaggi. Non se ne può più. Lui ha deciso, Bernardo da Firenze ha deciso che non se ne può più. Ma e non lo votare, non lo votare, non lo votare. Ma chi l'ha mai votato? E allora non lo votare. In democrazia così funziona. Dai, su, dai. Fermo là, riprendiamo dopo con Bernardo. Fermo. Salta a bordo della mobilità elettrica. Sgarbi. Non è come tutto il resto delle persone, lui ha il nome, noi lo conosciamo, lui si può permettere di fare e di dire tutto perché è lui, perché Sgarbi è Sgarbi. Capito come ragiona la testa di cazzo che conduce questa trasmissione? Chi è più forte, chi ha più soldi, chi è più conosciuto, sta sopra tutti gli altri, si può permettere di fare cose che gli altri non possono fare, perché Sgarbi è Sgarbi. Che schifo di mondo, ragazzi, che merda di gente, Cruciani, ma che vomito che sei. Molto bene, molto bene, molto molto bene ragazzi, vomito, sì vomito, ma guardate che se voi mi attaccate sulla questione Sgarbi, a me non me ne può fregare di meno, io resto della mia idea, anche se avesse fatto delle cose incompatibili con una legge che riguarda le attività di un sottosegretario, quello fa le stesse cose da 40 anni, prendetevela con chi l'ha nominato, ma perché San Giuliano che è cieco... Che c'è? Leggo la giuria che eleggerà l'84esima edizione di Miss Italia. Sì. E leggo dei nomi che qualche perplessità me la lasciano, però. Che senso? Oana Borselli con l'altra. Giuseppe Cruciani. Sì, vero. Vittorio Sgarbi. No, Vittorio Sgarbi non si sa, probabilmente no. Probabilmente no. Cioè. Oana Borselli, Giuseppe alla giuria di Miss, nella giuria di Miss Italia. E perché non posso giudicare? Non posso giudicare la più bella d'Italia. A me sembra incredibile, veramente incredibile. Mi sembra un paese che ormai è. Oana Borselli. Perché non può giudicare Giuseppe Cruciani. Beh, sì, ma per carità. C'è anche la signora Salemi, Giulia Salemi, per esempio. Giulia Salemi. Ma qual è il problema? Non ho capito. È incompatibile col fatto di fare il giornalista, secondo te, farà la giuria di Miss Italia? È incompatibile, ma non lo so, secondo che te? Cosa devi. Tu sicuramente hai un'expertise per stare. Ecco, appunto. Per stare lì, sicuramente ce l'hai. Dopodiché, non hanno chiamato però il direttore Tamburini. No, faccio no, per su dire. Questo. Non hanno. Hanno chiamato il vice direttore esecutivo dottor Sebastiano Barisone. Hanno chiamato te con tutte le porcherie che quotidianamente dici. Insomma, io penso che anche per Miss Italia sia un danno di immagine, credo. Ma perché quale danno di immagine? È un lustro, per carità, io fossi in loro qualche domanda me la farei, andrei a riprendere tutti i tuoi audio, tutte le porcherie che hai detto, OnlyFans eccetera, e li farei sentire in
in diretta televisiva quando tu ti troverai a giudicare. No, vediamo se tutte quelle sporconerie che dici qui le dici anche lì davanti, quelle battute sessiste. Ma quale sessista? Sessista sarai tu davanti a quelle ragazze. Miss Italia vuoi è considerato fare, ecco, portati quello lì che nitrisce durante la durante la giuria. Portati quello che gli dice il regolare. Portati quello che nitrisce. Attention please. Porta quello che fa attention please. Come cazzo si chiama? Non li distingo Filippo neanche, non so neanche chi sia. Non so quale sia la differenza dello stirato champagne, non so se sono, no. Però porta quella attention please lì durante alla camera, alla conferenza stampa del lancio di Miss Italia. Attention please, portalo. Porta quello lì. Porta attention please lì. Portalo. Comunque, ma il compenso qual è per te? Anche per te 10K quello sono cazzi miei. 10K pure per me. Ma saranno affari miei, io vado a fare i conti in tasca quando vai a fare. La differenza è questa. Tu vai a fare 10K, tu vai a fare le moderazioni per le industrie, per le imprese italiane. Certo, io vado a Miss Italia, questo è il punto. Assolutamente. Attention please, cosa fai? Attention please. Poi perché deve parlare? Perché devi dire attention please? Lui che è di Milano. Attenzione, so, per favore, non sa una parola d'inglese. Le uniche parole che sa sono attention please, per catturare l'attenzione. Avete un pagliaccio di primo livello. Diglielo, pure diglielo, perché domani saranno qui presenti. Ma sì, diglielo. Poi perché vanno sempre in coppia quei due, lo stirato e lo champagne? Diglielo domani. Due disgraziati che non sanno come perdere. Tu vorresti come due coglioni vanno sempre in coppia, vuoi dire? Non mi permetto, perché sono anche due ragazzotti simpatici. Ma due disgraziati che non sanno come passare il tempo. Hanno mezz'oretta libera e vengono lì a fare attention please, ma regolare, famosi per dire queste minchiate, una cosa incredibile. Allora, gente che non ha nulla da fare, niente. Di Battista è diventato, l'ho detto ieri, praticamente Battista. Il mullah di Battista, il mullah di Battista. Il suo... Allora, eravamo con Bernardo da Firenze. Bisognerebbe, vai, bravissimo, Bernardo, Bocchino. Bisognerebbe fare delle brigate Bocchino. Bisognerebbe fare, dici, veramente. Bravissimo. Ma non è questo il pezzo, che è diventato stato virale bravissimo. Nel mondo arabo di Battista. È stato bravissimo. Bernardo, fammelo ripetere, dimmi ancora. Italo Bocchino. È stato bravissimo. Brigate Bernardo, dimmi. Bocchino. Dimmi. Bocchino è stato bravissimo, mammina. Cosa ti devo dire? Le cose che ho detto prima. Che Sgarbi è un ladro, sì, che è un ladro. Coglioni. Ha rotto i coglioni a te, a me non ha rotto i coglioni per niente. Senti, tu a Sgarbi deve pagare le tasse. Sarà il commercialista e lo Stato a dirimere la questione, sì, con Sgarbi, certo, non ti preoccupare. Deve smetterla di stare lì a rappresentarci, perché è già questo stato pregiudicato. Non lo decidi tu. Ma truffa aggravata a danni dello Stato, basta, ci ha rotto le palle. Faceva rivedere la mia nonna. La mia nonna ogni tanto guardava il Maurizio Sanzo Show, mi chiamava e guarda, c'è questo rincoglionito, che fai pagliaccio? E giù. Senti, tu potresti pulire solo le scarpe a Sgarbi, sì, potresti tu da Firenze. Sì, pulire, certo, solo le scarpe. Certo. Sai, con, certo, la sputazza, dovresti fare la sputazza, certo, e pulire le, certo, scarpe. Ma pulire cosa gli devo pulire? Un gigante della cultura italiana. Sì, un gigante. Uno è fa le dirette dalla tazza di cesso, ma ci metteste dentro. Ma questo fa parte di quello che è Sgarbi. Le stronzate che dice, le dice nel luogo più opportuno. Però capisco, a Miss Italia può venire a fare il pagliaccio, certo, ma lì nelle trasmissioni sì, ma il governo no. Al governo no, un po' di dignità. Lo decide Bernardo. Lo decide Bernardo da Firenze cosa è degno e cosa non è degno. Cosa è degno e cosa non è degno. Non lo decido io, purtroppo. Certo. Antonio da Roma, vai. Antonio, dimmi. Cusciani, ciao, buonasera. Dimmi. No, niente, io sono profondamente incazzato per quello che sta succedendo a causa dell'Islam nel mondo, no? Io voglio dire, diciamo, ma Hamas vuole trucidare gli ebrei per liberare la Palestina, no? Io dico per liberare la Palestina, vuole trucidare gli ebrei, punto. Cioè, questo è sì, no, ma infatti questo sono cose, è proprio questo. È. Poi, no, infatti, questo volevo dire, no? Filosofia, cioè, però, da fare. Però loro qualcuno dice che vorrebbe, ma in realtà vuole trucidare gli ebrei perché loro devono uccidere gli infedeli, questo è il concetto. Più o meno. Però poi contemporaneamente vogliono occupare l'Italia e l'Europa. No, chi vuole occupare Hamas non vuole occupare, per fortuna. Non ho capito bene cosa vuoi. Qual è il concetto che vuoi esprimere? Non ho capito bene. Il concetto è quello che per esempio ha espresso Magdi Allam. Vabbè, che ciao, Filippo da Vicenza, hai rotto il cazzo. Filippo da Vicenza, vai, dimmi. Mamma,
la storia. Dimmi. Oh, allora io volevo dire una cosa: ma possibile che queste cuore palestinese che sono state lì da una vita nel 48 ciao amico mio, ma già mi hai rotto i coglioni. Adriano da Caserta, vai, forza. È la segreteria di Sgarbi? Sì, come no, segreteria in piena attività, sì. In piena attività. Eccolo qua. Ma io non ho capito, ma perché la devi buttare sempre in caciara? Per quale motivo? Devi sempre sviare l'argomento a fuori Sgarbi, ma perché? Prima no, ma io non sto sviando alcun argomento. Ho non difeso ha Sgarbi. Non nel dettaglio delle cose. Inoltre, allora, mi ascolti o no? Uno che entra in politica, vai da solo. Vai da solo. Ma uno che entra in politica non è detto che non deve fare più attività. Ma quelle 40 anni. Non è quello il problema, perché un architetto o un ingegnere che diventa un consigliere comunale smette di fare l'architetto, non è quello, il problema è che hai evaso il fisco. Il fisco è un'accusa che ancora deve essere provata. Deve essere provata. Poi vedremo quello che succede. E allora che dici che hai evaso il fisco? Come fai a dire hai evaso il fisco? Allora, coglione, il problema è quello, no? Cretino, il problema è quello. Imbecille, come fai a dire che hai evaso il fisco? Cretino di un cretino, ignorante. Sgarbi, che cazzo vuol dire Sgarbi? Ma quella era per la questione delle consulenze, imbecille di un Adriano. Che vuol dire scemo? Che vuol dire Sgarbi? Ma tu lo sai che sei un minus abens? Sai che sei un minus abens? Sì, lo sai. Sei consapevole di essere meno usato. Sicuramente è meglio. Sai cosa vuol dire Sgarbi e Sgarbi? Significa una cosa molto semplice: che Sgarbi fa la stessa attività, la commistione tra pubblico e privato e fare consulenze a destra e a manca, non curandosi di essere sottosegretario, ministro, controministro, cosa che non è mai stato, eccetera, da una marea di anni. Perché Sgarbi è fatto così. Dopodiché, se ha violato il codicillo della minchia che vieta di fare la consulenza per il museo Tot perché è sottosegretario, ma sti grandissimi cazzi, probabilmente non lo sapeva neppure di non poterlo fare. Ma di che parliamo? Parliamo di minchiate, di cazzate. Non è il codicillo della minchia, è evasione fiscale. Ma quello che c'entra, l'evasione fiscale è un'altra storia, non mischiare questo le due cose insieme, sono due cose insieme. Ha già deciso che è evasione fiscale. E allora perché dici che è evasione fiscale? E anche se l'aveste fatto, questo non toglie che è un grandissimo critico d'arte, ma che c'entra con Santini, che è un esponente della Lega omosessuale, se non sbaglio, l'amico Santini. Allora ragazzi, fra poco faremo risentire i due momenti dello Sgarbi scatenato di oggi. Il primo momento in diretta da noi alle 18.44 circa, in cui si è scatenato contro il Fatto Quotidiano, dice che schiaccerà come Bermi i suoi nemici, quello detto genericamente, ribadisce il fatto che non si dimetterà mai, eccetera eccetera, dopo le accuse, ripeto, di avere fatto dei lavori nel campo della cultura non potendoli fare. Follia secondo me, ma questa è una mia opinione naturalmente, perché lui fa Sgarbi da 40 anni e fa le stesse cose da 40 anni. Ma non vuol dire, non è che se uno dice uno fa quello da 40 anni e quindi è sopra qualunque tipo di giurisdizione. Questo vuol dire la cosa che non ci vuole. Ma non è così come l'hai capita tu. Comunque, il secondo momento invece, una cosa registrata che abbiamo realizzato nel pomeriggio. Sentirete uno Sgarbi un po' diverso l'uno e l'altro, ma fra poco ve li faccio sentire tutti e due. Intanto, Andrea da Trieste. Vai Andrea, dimmi. Ciao Crucio, ciao. Dimmi. Ascolta, ormai sono giorni che io sento parlare sempre di patate rasate. Sì. Che cazzo. Voglio bravissimo. Spenderti completamente, ti bravissimo. Mando la lettera di una povera pittrice. Ottimo. Che soffre perché l'hanno sputtanata questi delinquenti. Io le ho fatto una presentazione, ha detto che allora com'è andata la Biennale. Non si può tollerare, li schiaccerò come dei vermi, dovranno sparire. L'infetto quotidiano dovrà essere preso e messo al cesso per pulirsi il culo. Vittorio, scusami un attimo. Dunque, tu, secondo te non c'è nessuna incompatibilità, me lo riconfermi? Alcuna incompatibilità tra tutte le cose che hai fatto? Nessuna, non riesco a capire dove sia l'incompatibilità. Hanno rotto i coglioni, sono dei delinquenti, delle facce balorde, schifosi. No. Allora, questo era lo sbrocco di Sgarbi sul Fatto Quotidiano, su chi lo attacca, eccetera eccetera. Dovranno rimangiarsi tutto annunciando una sua presenza televisiva. Sì. Poco prima gli avevamo fatto una telefonata in cui ha detto che se è incompatibile lui è incompatibile pure il signor San Giuliano. Vai regia. Pronto.
Vittorio! No, allora io dico che tu quelle cose lì, le consulenze per i musei, eccetera, le facevi a prescindere dal fatto che eri sottosegretario. Appunto, ho sempre fatto, io sono 50 anni che le faccio. No, appunto, poi magari uno, se tu eri a conoscenza di questa legge che impediva. Ma non c'è, non c'è, non esiste. Perché fare una conferenza come scrivere un libro, allora quando scrive un libro San Giuliano non hai diritti? Il discorso è, cioè, tutto assurdo. L'attività di una persona per il suo lavoro, sì, è quella che è prestata. Allora uno fa un libro, prenderà i diritti, no? Se sì, non può prendere i diritti. E allora basta. No, per fare una conferenza a teatro e scrivere un libro è la stessa cosa. Tu vieni pagato perché vai a teatro a Fanzoni e viene a sentirti Berlusconi, o all'Olimpico viene a sentirti San Giuliano, sì, ma non è che con la gente che lì, mille persone pensano che tu lo fai gratis. No. È uno spettacolo che, e così vale per un libro, cioè non esiste niente. No, la però scusami, no, ma al di là di questo, Vittorio, scusa, questi qua dicono, questi del fatto dicono che c'è una legge che vieta ai ministri, vice, eccetera, di esercitare questo. La legge è la CICOM che dice le cose per cui abbiamo già spiegato che posso fare il presidente del MART, posso scrivere sui giornali, tanto che scrivo su Panorama, il giornale vengo sì, pagato. Ma loro non dicono, loro dicono, a me non me ne frega un cazzo poi, loro dicono che alcune cose non le puoi fare, cioè alcune cose connesse. Ma non è vero, non me l'ha mai detto, mi hanno chiesto delle incompatibilità, io gli ho elencato i miei incarichi, nessuno mi ha chiesto, essendo esposto in tutti i teatri del mondo, che io faccio uno spettacolo a teatro, o faccio una presentazione per i Rotary, o presento un quadro di Leonardo da qualche parte. Per te non c'è alcuna incompatibilità tra quello che fai, tra tutte le tue attività, tra questi soldi incassati e il tuo ruolo di vice segretario, di sottosegretario. Non c'è alcuna incompatibilità. E perché, no, perché, perché San Giuliano dice di essere indignato allora? Perché lui penserà forse di non essere autore di libri e di non fare un'attività professionale autonoma, che invece fa. Lui non fa nessuna attività autonoma, però Vittorio, lui fa, è solo il ministro a tempo pieno, diciamo, però lui pubblica il libro su Pezzolini, non è un'attività del ministro, è un'attività del signor San Giuliano, scrittore. Sì, però non c'è alcun contratto. Un conto è quello, un conto sono le consulenze, forse. Io non so, adesso non ho seguito bene la vicenda, quindi non mi sono fatto un'idea precisa. Spettacoli e articoli. Spettacoli e articoli come lui fa un libro. Punto. Cioè, tu stai dicendo che se sei incompatibile tu, è incompatibile pure San Giuliano che pubblica un libro? E certamente, chiunque faccia una cosa che non è legata alla funzione dovrebbe essere incompatibile, ma la legge non esiste. Ma ti voglio dire che oggi ho scoperto di essere incompatibile con Miss Italia e di spiegarvi cosa c'entra con patrimonio italiano Miss Italia. Allora, quando vedi che questi usano queste armi, è evidente che lavorano, perché un mio collaboratore traditore ha utilizzato la mail di Nino Ippolito, che è il mio un corvo. Per mandare ai giornali questo materiale, questo romanzo criminale che non esiste. Cioè, ti stanno facendo passare come sostanzialmente come un ladro, tu dici, come un ladro. Va bene, ma insomma, voi state dalla parte del fatto, però me ne importa. No, ma che dalla parte del fatto? Ma che dalla parte? Mi dicono pure gente parla soltanto perché vuole sputtanare un membro del governo di centrodestra, cioè non ne frega niente di me, non è che hanno qualcosa contro di me. Vogliono mostrare che c'è un caso, e non c'è, purtroppo per loro non c'è nessun caso. Dunque non ti arrendi, non ti dimetterai mai. Ma perché me dovrei dimettere? Ma che cazzo ne so? Ma io guarda, io so, per me dovresti fare presidente del consiglio, figura che a me che cazzo me ne frega. Beh, ho solo fatto vedere il patrimonio artistico italiano. Se è una campagna giornalistica, come è un modo come quello con cui attaccano lei per creare un nemico da colpire, ma invece questo nemico non ce l'hanno, quindi sono affatto preoccupato. Ciao. Se non c'è qualche polemica, ciao ragazzi. Ciao. Avanti tutta, ciao. Molto bene, Vittorio Sgarbi, prima e dopo, caro Parenzo, prima si sentiva meglio, dopo furioso, si sentiva peggio. Furioso, ma insomma, vabbè, si difenderà. Avanti tutta, ragazzi, avanti tutta. È una questione politica, però non siamo noi da politica, deve decidere Sergio cosa da Roma fare. Sergio questo da Roma. È il no, fatto questo vero, cazzo, dai Sergio che siamo Roma, noi. Dimmi. Ha sbagliato o non ha sbagliato? Mette in imbarazzo la Meloni sì o no? E lo decidessero loro. Dai, dimmi amico. Pronto? Dimmi. Depilato sai perché? Perché depilato? Sì. Perché depilato? Perché quando fanno con la profonda te la godi tutta, quel pelo non vedi no, il calo. No, calma, adesso non andiamo.